mai ha detto: l'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Se avessi sposato tutti quelli che hanno detto volermi, avrei tanti di quei mariti. Quanti arrivano a questa locanda? Tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti. E tanti mi chiedono di sposarmi addirittura. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente? Questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda il quale non abbia avuto il piacere di parlare con me. Non dico che tutti in un lampo si debbano innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. Nemico delle donne, non le può vedere. Povero pazzo, non avrà trovato ancora quella che ci sappia fare, ma la troverà. E chissà che non l'abbia già trovata. Con questi, per l'appunto, mi ci metto di picca. Quelli che mi corrono dietro mi annoiano subito. La nobiltà non fa per me. La ricchezza, sì, la stimo, non la stimo. Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti che spasimano per me. E voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e sconquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura.